Ho parlato prima del fatto che non abbiamo più incubi collettivi, abbiamo solo incubi individuali, ma non abbiamo più neanche sogni collettivi, abbiamo solo sogni individuali. Quelli della mia età si sono educati sentimentalmente alla politica come addestramento alla dimensione del sogno collettivo e all'esorcismo dell'incubo collettivo. Il sogno collettivo era la giustizia, il sogno collettivo era la piena occupazione. Il sogno collettivo era la società della multiculturalità, dell'incontro tra i popoli, tra le culture. L'incubo collettivo era la guerra, no? Ci hanno cresciuti così. Poi sapevamo tutto di quello che accadeva in Cile piuttosto che in Brasile, sapevamo tutto del Sudafrica, no? E la politica era una finestra sempre aperta sul mondo, era un allenamento continuo a questa dimensione del sogno collettivo, che non era una fuga, un esodo della realtà, era una specie di profezia laica che ci scambiavamo tra noi, una dimensione di coralità, di comunità. E gli incubi collettivi appunto erano la guerra, il disastro ambientale. Oggi no, l'incubo collettivo è appunto lo stupratore di tua figlia sul pianerottolo, che però, anche se le statistiche dicono che gli stupratori sono prevalentemente bianchi italiani, bravi padri di famiglia, devono essere gli stupratori di vita femminile, rumeni o rom, anzi facciamo così, romeni, così mettiamo insieme tutti e due, cioè devono avere una connotazione etica, perché è più carino, scusate compagni, dire che lo stupro è una proprietà etnica, è una tipicità di un altro popolo, anche se noi italiani ce l'hanno detto per 50 anni quando abbiamo fatto i migranti in giro per il mondo, ma poi abbiamo perso questa memoria, è più carino che dire che lo stupro è nella cultura del Presidente del Consiglio quando parla delle donne e della cultura degli immigrati. E questa roba qui, questa specie di pornografia al potere, questa dimensione di volgarità sdoganata nella lingua dell'establishment, sta a dire che il sogno collettivo non c'è più, c'è il sogno individuale. Quindi Berlusconi abita, se devo dire la verità, la dimensione onirica, il punto cruciale di costruzione dell'immaginario nella contesa politica. Non dobbiamo mai dimenticare che la partita però si gioca sulla visione. Sull'ideologia, si direbbe con l'essico antico, si gioca sulla capacità di essere credibili nella lettura di ciò che determina ingiustizia e dolore nel mondo e nella capacità di suscitare una visione alternativa. Noi ce la giochiamo se sappiamo raccontare alle persone che vivono parcellizzate e ferite, con la nostra capacità di conoscere, di sentire, di avere empatia, di avere ago e filo per cucire relazioni sociali laddove è arrivato l'asfalto della devastazione del deserto. Se noi faremo così, forse avremo trovato il seme buono. La sinistra si è messa disperatamente a cercare la messe abbondante, il raccolto, però purtroppo era passata la stagione del raccolto senza prima aver faticato nella lunga stagione della semina. E allora l'ostinazione di questo popolo di formiche era quello di tornare a ripiantare il seme, di tornare sempre a ripiantare il seme, di sfidare il gelo e di sfidare le intemperie, finché un seme buono, morendo, germoglia. Anche noi dobbiamo fare così, perché non per noi, ma per il mondo che c'è, di quel germoglio.